Bentornati a VL Fast Break. In questa stagione anche lo staff sanitario vede delle conferme, ma anche delle novità. Sì, abbiamo delle conferme e delle novità. Alcune novità sono dovute a un ricambio anche necessario a volte, ma riguarda solo i fisioterapisti. Rimangono i fisioterapisti storici Roberto Tamburini e Saverio Serafini, ma si aggiunge a tempo pieno Giovanni Pigalarga, che è un giovane fisioterapista di Fano che ha avuto una interessante esperienza a Miami con la squadra di calcio di Nesta e ha lavorato con l'Alma Juventus Fano, eccetera, e viene ed è stato arruolato nel nostro settore. E poi ci sono i medici sociali, io e Massimo Mancino, e una novità è un professionista che si occupa del recupero infortuni, che sarà Claudio Bazzo, che è una figura professionale che abbiamo, Fisiochinis, che viene da Milano e ha lavorato anche lui in realtà sportive molto importanti. E poi abbiamo una serie di consulenti, al di là dei consulenti occasionali che un settore sanitario deve avere sempre, consulenti specifici che fanno capire anche qualcosa di questa innovazione di cui tanto se ne parla. Abbiamo per esempio Andrea Cagno, che è un optometrista sportivo, che è il responsabile dell'area visiva della Federazione Italiana Tennis, che ci supporterà con delle valutazioni molto interessanti e molto stimolanti, che interverranno proprio nella condizione fisica e nella prevenzione degli infortuni degli atleti, partendo dall'utilizzo della vista. Abbiamo un nutrizionista, che è Alexander Bertuccioli, che è il nutrizionista, anche qua lui è una figura professionale che collabora con Fisiochinis, ma collabora con tanti sportivi come Federica Pellegrini ad esempio, e siamo in contatto con altre situazioni ed altri professionisti per arricchire ulteriormente, perché il bello di questo progetto è che è un progetto dinamico, è un progetto che crescerà man mano che si realizzerà.